Innanzitutto stiamo parlando di tutto il personale scolastico, non solo degli insegnanti. Certo, tutti, certo. Tutti. Che, mi scuso, la dizione personale scolastico è una dizione molto generale, perché dentro l'esempio prende anche i supplenti non annuali che hanno dei piccole attività e quindi è un universo che è molto labile. Però le dico questo, noi oggi, dati alla mano, il personale scolastico si è vaccinato all'85% su base nazionale, 85,5% stamattina. Tutte le mattine io mi sento col generale Figliuolo e facciamo il punto, 85,5%, con delle grandi differenze però regionali. Lei sa che ad esempio proprio la Sicilia è arrivato ad un numero molto più basso. Io mi sento ovviamente con gli assessori regionali continuamente, mi dicono che forse c'è un problema di rilevazione, cioè sono stati fatti molti vaccini senza domandare la professione, ma io credo che sia assolutamente evidente il dato, siamo all'85,5%, un numero straordinariamente più alto della media nazionale. Questo vuol dire che noi continuiamo a fare appello a tutti, per vaccinarsi, che è il vero strumento con cui noi possiamo essere sicuri nel Paese e quindi anche in quelli che sono i luoghi più sicuri del Paese, che sono le nostre scuole. Su questo vi ricordo ancora una volta che è un problema di omogeneizzazione fra diverse regioni e soprattutto diverse province. Quindi adesso il generale Figliuolo sta agendo in maniera molto mirata per andare a permettere anche in quelle province, in quei territori dove siamo più bassi della media nazionale, di poter raggiungere quel livello dell'85-90% che io credo sia uno dei livelli più alti d'Europa. Dopodiché è chiaro, faremo il punto della situazione insieme con tutto il governo, con il Ministro della Salute, con gli altri ministri, con il Ministro delle Regioni, poiché la sanità è regionalizzata, ovviamente faremo il punto della situazione. Però non dimentichiamo il punto da cui stiamo partendo. Stiamo partendo da un 85% su base nazionale con regioni che hanno già raggiunto il 100%, il Friuli, la Campania, e con le altre su cui agire in maniera mirata.